Buonasera a tutti. Bene, siamo al quarto incontro di Quattro Passi Oltre la Buca. Grazie per essere venuti con me a fare questa passeggiata questa sera. Dopo Gabriella Savini, Alfonso Iozzo e la serata vegetariana, abbiamo con noi questa sera un altro ospite di riguardo, il professor Andrea Beltratti. Io vorrei però prima segnalarvi la presenza fra noi del dottor Günther Blobel, premio Nobel per la medicina nel 1999. Andrea Beltratti, che è qui con noi questa sera, è un economista di rango e è stato per 4 anni presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo ed è attualmente presidente di Eurizon Capital, la società del gruppo Intesa San Paolo che è deputata a gestire il risparmio della clientela. E vale la pena ricordare che in Italia il patrimonio complessivo è di circa 8.000 miliardi di euro, secondo le stime. E immaginate che sia possibile aumentare i rendimenti percentuali. Beh, avete le dimensioni del rendimento che potrebbe venire a una miglior gestione delle attività finanziarie. La finanza comportamentale è nata verso la metà degli anni Ottanta e l'obiettivo era quello di capire come descrivere meglio il comportamento umano. Da qua quindi una serie di modelli teorici e poi una serie di analisi empiriche hanno messo in luce alcuni errori tipici che vengono fatti dagli individui di tutto il mondo quando si gestisce il portafoglio finanziario. Un errore tipico è quello di comprare e vendere troppo spesso i titoli. Se noi prendiamo investitori in vari paesi del mondo, questi detengono soprattutto titoli emessi nel paese di riferimento, quindi poca diversificazione di portafoglio e quindi molto spesso ci si fa fuorviare dalle storie di grandi investitori che hanno ottenuto dei grandissimi rendimenti ed è difficile capire quanto sia la componente di abilità e quanto sia stata la componente legata alla fortuna. Cosa fare? Ma qua ci sono grosso modo due strade, fare da soli o interagire con professionisti. Se si fa da soli è importante la disciplina, capire quanto rischio si vuole assumere nel portafoglio. Bisogna ricordarsi che non si è più bravi degli altri, identificare la quota investita in titoli rischiosi e poi stare lì. Tenere i titoli azionari ha un'importantissima valenza sociale, vuol dire che siamo proprietari di aziende e sono le aziende che mandano avanti l'economia. In Italia tendiamo molto spesso a dare la colpa troppo alle agenzie di rating. Le agenzie di rating sbaglieranno anche, ma certi paesi hanno così tanto da migliorare che io credo dovremmo cercare di prendere i vantaggi delle loro valutazioni. Perché noi in Italia abbiamo 750 miliardi di spesa pubblica e se noi andiamo ancora un po' avanti a trastullarci con l'idea che siamo un grande paese indipendentemente da quello che faremo, quando arriveremo invece al punto di essere spazzatura e siamo solo 2 gradini sopra la spazzatura, peccato che tutti dovranno vendere in quel momento ed essere 2 gradini della spazzatura e sostanzialmente quasi come esserci già. Io ringrazio tutti i presenti per aver partecipato. Ringrazio naturalmente il professor Beltratti, ringrazio la nostra presidentessa Maria Amelia Nollighetti e il presidente di Monferrato 2020, Augusto Buscaglia. Buonasera.